ammazza. No, il messia non farebbe mai male. Senti, nessuno. Il nostro ci ha fatto fare 8 crociate, vedi un po' tu. Nessun filo spinato potrà rallentare il vento. Unisciti a noi nella lotta, fratello, e la tua isola sarà libera dagli schiavisti figli dello zio Sam e dalla folle propaganda americana. La rivoluzione comincia ora e sarai tu a iniziarla. Spara al tuo padrone. Io non ho un padrone, lui mi ospita e basta. No, ti è plasmato! Questo bastardo lurido assassino, ladro capitalista schifoso, ha cercato di convincerti che sei un uomo libero, ma tu devi alzare la testa e combattere per i tuoi diritti, spara! No, grazie, ho già pulito i cessi. Tu del tuo popolo non li puliresti i cessi? Il mio popolo non ce li ha i cessi. Ti sfruttano per fare le pulizie! Lo pago! Ascolta, tu fai così, spara al tuo padrone, unisciti alla rivoluzione e noi due costruiremo centinaia di cessi in tutta l'isola. Forza. Sembra meno faticoso pulirne uno, vero? Ce lo spara il cazzo! Spara al tuo padrone! Tutto bene, papà, tutto bene. Sì, i negri lavorano, sono lì che zappano, si spaccano la schiena. Anche i ragazzi stanno bene, sì, papà. Guarda, aspetta. Ragazzi, vi saluta mio padre! Ti salutano anche loro, papà, sì. Quando torno... A cosa devo questo incontro? Ti ho appena salvato e pensavo che uscire sarebbe stata una cosa carina. E perché? Ti ho appena salvato la vita. E quindi devo dartela? Se mi viene un infarto e mi portano dal medico, devo dartela secondo questa logica. Non lo sto dicendo questo. Ma perché non facciamo anche che tutte le volte che in strada uno non mi investe, io devo finirci a letto, eh? Ma anche preventivamente, prima che uno prenda la macchina, lo vedo lì con il telecomando nel cancello e penso, perché non me lo monto per bene? Così evito di essere stirato come un piccione malato. No, dovrebbe essere una cosa un po' più semplice. Ma chi l'ha detto che è semplice? No, io ti ho salvata, quindi. E quindi? Io sono. Tu sai cosa? Non puoi venire qua e fare quello che vuoi. Questa non è casa tua! No. Non è casa tua! Questo non è giusto! Oh, questo non è giusto! No. Io ho passato la mia giovinezza nei posti peggiori del mondo a rischiare la vita! Rimani nel personaggio, capito? Rimani nel personaggio! Tu sei mia, io ti ho salvata, devi essermi riconoscente, capito? Sei mia! Era come se la sua bellezza scaturisse dalla sua segregazione dal mondo. Era come se sofferenza e armonia si confondessero nelle vibrazioni del suo sguardo assente. Vabbè, te la sei scopata, sì o no? Cosa? No. Dai, un limone, mezzo uno spicchio, qualcosa. Assolutamente no. Non dirmi che le hai attaccato la pippa sull'emancipazione dei gerbilli transessuali del Congo belga. No. Sì, le hai attaccato la pippa. Ma lo vedi? Ma tu non hai capito niente di come funzionano le cose qui. Tu devi prendere, toccare, scopare. Molla sto politicamente corretto e fai un po' l'uomo bianco. Ma lei era bianca. Questo qua. Io volevo portarlo in Italia perché pensavo che qui avrei fatto i soldi e che sarei tornato in Italia pieno di soldi con il negro al seguito, hai capito? Bella, io con il maggiordomo, capito? Io Batman, con il maggiordomo. Batman, forza, sono sicura che la tua famiglia e anche il negretto ti vorranno bene comunque. Io ho detto che non vendevo. Cosa? Hanno richiamato stamattina e non richiameranno mai più. Quest'isola è mia, hai capito? Ci sono rimasto solo io, ho mandato tutto quanto al cesso. Io è più di un anno che non esco neanche un minuto da questa azienda per paura di morire. E me lo merito, cazzo. Io mi sono fatto il mio Vietnam, ho lavorato più di tutti gli altri. Io non ci torno a fare quella vita, capito? Io muoio qui e non intendo cambiare idea. Vaffanculo. Vaffanculo alla mia ragazza, vaffanculo a mio figlio e soprattutto vaffanculo a mio padre. Vaffanculo pure al cinegro di merda. Io domani non lo so che cosa gli dico, Bella, non lo so. Senti, Bella, mi fai vedere una tetta che così mi riprendo. Bella, oh, Bella, dove sei andata? Bella.